La casa degli orrori, operazione dei carabinieri questa mattina a Castellammare del Golfo a testimoniare le violenze in una casa di riposo, le immagini delle telecamere installate dagli investigatori. Eccoci, bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Siamo a Castellammare del Golfo, anziani legati e picchiati, ma anche minacciati. Sequestrata una struttura per anziani, arrestati 4 operatori. Vediamo il servizio. Legata al letto o alla sedia a rotelle, e ancora schiaffi, insulti e minacce. Trattamenti disumani che alcuni operatori di una nota casa di riposo di Castellammare del Golfo riservavano ad una novantenne in precarie condizioni di salute. E non è la sola. Oltre a lei a subire maltrattamenti, almeno altri 2 anziani. Casa degli Orrori è stata ribattezzata l'operazione messa a segno questa mattina dai carabinieri che ha portato all'arresto del gestore della struttura e di 3 dipendenti che dovranno rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso, violenza privata pluriaggravata continuata in concorso e maltrattamenti aggravati contro familiari. L'immobile è stato sequestrato. A testimoniare le violenze, le immagini delle telecamere installate dagli investigatori. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, se qualche ospite tentava di ribellarsi o confidava di volere denunciare ai propri familiari le violenze subite, gli operatori aumentavano la razione quotidiana di violenze e maltrattamenti proprio per non perdere la cospicua retta mensile. Le vittime principali sarebbero state 3, ma le condizioni peggiori sarebbero state riservate ad una donna novantenne che, sottolineano i carabinieri, veniva costantemente vincolata al letto mediante le maniche del proprio pigiama, in modo da impedirle ogni movimento. Nemmeno la notte poteva riposare degnamente, infatti la stessa, verso sera, oltre a rimanere legata, veniva coperta completamente con un pesante piumone e scoperta solamente l'indomani mattina. La struttura verrà adesso affidata ad un amministratore giudiziario nominato dalla Procura. Davvero immagini che dicono tutto. Noi torniamo qui dopo la pubblicità con i nostri TG. Vi aspetto. La protesta dei genitori. Non è ancora partito il servizio mensa nel primo circolo di Trapani. Davanti a questi ritardi, i genitori dei piccoli alunni hanno deciso di andare a prendere i loro figli a scuola prima della chiusura. A IEM for Life questa sera in onda alle 23, di replica poi alle 23.30, lo speciale sulla manifestazione di beneficenza che il 37esimo Stormo ha organizzato nelle scorse settimane in favore delle associazioni no profit del territorio. Ingresso negato, un bambino disabile non ha potuto guardare un film proiettato in un cinema perché nella struttura manca il montascale, il servizio nella prossima edizione del TG. Il reggae di Giaca senza confini, e sempre nella prossima edizione parleremo dell'iniziativa che si è tenuta nel centro di accoglienza di Bonagia, dove il noto cantante trapanese ha improvvisato uno show tra i richiedenti asilo. E per il TG Sport, l'ex giocatore del Trapani, Invernizzi, parla del Trapani, oggi responsabile del settore giovanile della Sampdoria, è stato ieri a far visita all'Accademia dello Sport per il progetto Next Generation. Al 99esimo posto per il Sole 24 Ore. Per l'approfondimento, nella diretta delle 14.20, continueremo a parlare delle classifiche sulla qualità della vita pubblicata dal noto quotidiano che vendono Trapani sempre agli ultimi posti. Ancora in diretta e ancora insieme per i nostri TG. Protestano i genitori degli alunni del primo circolo di Trapani per il mancato avvio della mensa scolastica. Il comune ha già bandito la gara d'appalto per l'avvio del servizio, ma come ogni anno partirà in ritardo e finirà prima della conclusione dell'anno scolastico perché i 60.000 euro disponibili non sono sufficienti. Come anche gli altri anni precedenti, la mensa tarda a partire. La dirigente, che comunque ci sta seguendo diciamo, attentamente, perché anche lei insomma, è un po' preoccupata, si era deciso per un paio di settimane, non di più, di aderire a questa cosa di portare un pasto freddo ai nostri figli la mattina, cucinato da noi, che avrebbero mangiato poi a mensa tutti insieme con un menù condiviso, quindi tutti più o meno uguali, in modo tale che i bambini mangiano la stessa cosa. Problema che le lungaggini, non so adesso perché non parte questo servizio. È stato fatto un incontro anche dal comitato genitori che sta seguendo questa tematica con la dirigente
è stato fatto un incontro dal commissario per capire quando si possa partire, ma ancora ad oggi siamo qua. Ecco, bisogna ricordare che è un servizio che viene erogato dalla scuola, che però è con i costi che sono a carico del comune di Trapani. Circa 60.000 euro sono in bilancio per questo servizio, sono in realtà pochi, non bastano mai, tant'è che ogni anno parte in ritardo e finisce in anticipo. Quindi noi chiediamo soluzioni, in sintesi non solamente per oggi ma anche per i prossimi anni, perché abbiamo figli piccoli che non possono ogni anno avere questa problematica, e non solo noi genitori che abbiamo scelto il tempo pieno, quindi le 40 ore e la mensa come da statuto della scuola, perché dobbiamo lavorare, perché è tutta gente che lavora e vuole lavorare, quindi per noi è fondamentale avere questo servizio. Ciò non toglie che teniamo prima di tutto alla salute dei nostri figli, quindi un passo freddo è continuato. Adesso fa freddo, va bene il mese di ottobre, ma adesso basta, cioè cerchiamo una soluzione, non solo, ripeto, per quest'anno, che magari a breve partirà, perché sappiamo che comunque anche il comune ha fatto la gara d'appalto e dovrebbe partire a breve, però se di fatto la mensa ogni anno parte a dicembre, chiediamo una soluzione per i mesi rimanenti, diciamo precedenti, che possa soddisfare anche le esigenze di salute dei nostri figli. Le questioni legate alla pesca e ai continui sequestri di pescherecci mazzaresi sono stati al centro dell'incontro che il presidente del distretto della pesca Giovanni Tumbiolo ha avuto con il primo ministro Gentiloni. Tumbiolo aveva scritto a Gentiloni una nota dai toni allarmati per i pericoli che corrono i pescatori siciliani al largo delle coste della Tunisia e della Libia, in particolare a seguito dell'affondamento del motopesca Daniela L. a Bengasi. La risposta di Gentiloni non si è fatta attendere. Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto della pesca e crescita blu, è stato invitato a Tunisi, dove il presidente del Consiglio è stato in visita ufficiale. Il numero uno del distretto della pesca ha incontrato anche il presidente della Repubblica Bejikaïd Chebbi e il primo ministro Youssef Khaled. Con le massime autorità tunisine, il presidente Gentiloni ha parlato anche delle questioni legate alla pesca. Presso l'ambasciata d'Italia, l'onorevole Gentiloni, alla presenza degli ambasciatori italiani in Tunisia e Libia, Raimondo De Cardone e Giuseppe Perrone, ha voluto rassicurare Tumbiolo e la marineria siciliana circa l'impegno del governo per la soluzione delle questioni aperte e sulla disponibilità delle autorità maghrebine a cooperare. Il 5 dicembre in Sicilia cominceranno le sessioni tecniche dell'Osservatorio della Pesca nel Mediterraneo. Sono attesi rappresentanti di Marocco, Algeria e Giordania. Arriveranno i sottosegretari alla pesca della Tunisia, Libia ed Egitto, accompagnati da dirigenti diplomatici, tecnici, giuristi ed imprenditori. Le premesse per avviare progetti di cooperazione transfrontaliera, multilaterale e decentrata ci sono tutte. Continua a farsi strada l'idea dei tecnici dell'osservatorio, guidato dall'ingegnere Giuseppe Pernice, di creare nel Mediterraneo una vasta area di dialogo e di scambi attraverso la tutela e l'uso razionale delle risorse del mare, una Blue Economy Zone, un'idea che piace a Gentiloni. Questa sera alle 23 sarà la volta di I Am for Life. Una serata verso chi ha più bisogno, quella organizzata dall'Aeronautica Militare lo scorso 17 novembre. 40.000 euro raccolti in favore dell'ASP di Trapani e delle associazioni no profit della provincia. Un evento fortemente voluto dal comandante del 37° Stormo, colonnello Salvatore Ferrara, che ha bissato il successo dello scorso anno quando venne portato un assegno di oltre 30.000 euro alle vittime del terremoto di Amatrice. Anche quest'anno, sul palco dell'hangar militare, che ha accolto le oltre 1.700 persone accorse alla serata, il meglio della risata Made in Sicily, con la conduzione di Vittorio Abbenante di RMC 101. Ernesto Maria Ponte, Fabrizio Lombardo, Antonio Pandolfo ed i palermitani Doc, Matranga e Minafò. Proprio loro li abbiamo raggiunti poco prima dell'esibizione nei camerini degli artisti. Ascoltiamoli. Matranga e Minafò, due palermitani doc questa sera al 37° Stormo di Birgi per una serata particolare. Sì, è una serata particolare dove hanno capito lo spirito proprio nostro, ma soprattutto mio, infatti questa è la mia cena. Anzi, non gliela faccio mangiare tuttora, ne mangio metà adesso e metà domani perché sennò è grassa. Neanche sono abituato a mangiare così tanto. Una bella iniziativa, una bella iniziativa di beneficenza. Ricordiamo che tutti i soldi di questa serata andranno per i vecchietti. Mio nonno, infatti, mi sono portato stasera, eccolo qua, il nonnino. Quindi, insomma, una bella serata. Poi, insomma, divertente. Bella iniziativa. Speriamo che se ne facciano spesso di queste cose.
anche per me, magari per, mi fate mangiare, ne facciamo una per me, magari pure per, così mangio una mela al giorno. Leva il medico di torno, ma non hai il bisogno, quindi perché mi portate le mele? Ne ho bisogno. E noi torniamo qui dopo la pubblicità per un'altra edizione, parleremo della storia del bambino disabile a cui è stato negato l'accesso al cinema, poi ancora Giaca, gli appuntamenti e il meteo. Ingresso negato, un bambino disabile non ha potuto guardare un film proiettato al cinema a Trapani perché nella struttura manca il montascale. Il reggae di Giaca senza confini, il cantante trapanese improvvisa uno show tra i richiedenti asilo del centro accoglienza di Bonagia fra ritmi, danza, emozioni e divertimento. Invernizzi parla del Trapani, l'ex giocatore, oggi responsabile del settore giovanile della Sampdoria, è stato ieri a Trapani all'Accademia dello Sport per il progetto Next Generation e per l'occasione ha parlato dei Granata. Ancora in diretta e ancora insieme per questa edizione. Non c'è il montascale, un ragazzino disabile è costretto a rimanere fuori dal cinema. Una denuncia che proviene da una mamma che ricopre anche il ruolo di garante delle persone disabili al comune di Trapani. L'avvocato Tiziana Barone, madre di un ragazzino di 11 anni costretto su una sedia a rotelle, lo scorso fine settimana è stata impossibilitata a far assistere al proprio figlio a un film al cinema perché in due sale della città non c'erano i montascale nelle strutture. Ai nostri microfoni la sua amarezza per l'odissea vissuta. Sabato scorso io ho un ragazzino di 11 anni che è in una situazione di disabilità. L'ho accompagnato al cinema perché doveva vedersi insieme ai compagnetti un cartone animato. Erroneamente ci siamo recati al Royal perché così i suoi compagni lo avevano informato e immediatamente ci siamo accorti di una prima barriera architettonica, uno scalino. Io già avevo invitato bonariamente i titolari del cinema o comunque chi si trova alla biglietteria di provvedere e di provvedere anche in maniera bonaria, senza necessità di fare riferimento a tutte quelle pratiche burocratiche che non servivano per il caso, cioè di installare una passerella che potevano installare al momento dell'esigenza in cui si presentava un disabile e toglierla di conseguenza. Ma così, mi è stato detto che avrei dovuto scrivere una lettera perché la problematica era mia e quindi in quanto tale avrei dovuto scrivere al titolare del cinema per sollevare la questione. Ci siamo poi recati ad un altro cinema dove davano un cartone animato, il cinema Diana, e lì mi trovo l'ennesima barriera. In realtà il cinema, il cartone animato veniva dato dalle 18 alle 20 al primo piano, ma in realtà mi viene detto che il cinema non è dotato di ascensore. Morale della favola, mio figlio non ha potuto passare, trascorrere un pomeriggio con i suoi compagni al cinema. Il cantante trapanese Giaca ha improvvisato uno show, un concerto al centro richiedenti asilo di Bonagia, fra ritmi, danza, insomma, tanto divertimento. Sicilia, Sicilia, Sicilia. È stata sua la proposta di incontrare le culture dei fratelli che vengono da lontano. Volontà di Giaca, il noto rapper di origini trapanese, conosciuto anche nel panorama internazionale della musica reggae, è stata quella di regalare un momento di festa ai richiedenti asilo all'interno della loro quotidianità. E così sabato pomeriggio, nelle abitazioni di Bonagia, ha tenuto un improvvisato laboratorio show musicale accompagnato da Anna Maria Soggio e Adriana Prestigiacomo. Un grandissimo coinvolgimento fatto di divertimento e danze irrefrenabili che hanno permesso per qualche ora di dimenticare le sofferenze che ognuno si porta dentro. E non è un caso che fra le migliaia di parole contenute nei testi delle sue canzoni i ragazzi abbiano citato la frase che in questo momento lo rappresenta di più: a chi nelle difficoltà vede opportunità, occasioni per nuove evoluzioni, contenuta nella lettera per la consegna della pergamena che Suon Karu, a nome di tutti, ha dato a Giaca. Tanta l'emozione che il cantante trapanese raccoglie da un'esperienza che lo ha visto a diretto contatto con il suo particolare pubblico, senza il limite di un palco che ha permesso una partecipazione fisica e uno scambio di energia che senza dubbio sarà utile a completare il suo nuovo disco, Il Suono dell'Isola, in uscita fra pochi mesi. In occasione dell'intervista per Radio Open Voice ha svelato una curiosità del suo passato.
Giaca ha lavorato per 15 anni nelle cooperative sociali in Toscana nel ruolo di educatore nei campi Rom e nel carcere minorile. Oggi come ieri ha sempre usato la musica come fattore comune ad ogni sua attività. Uno show che resterà nella storia della sua carriera artistica, ma anche nel grande cammino verso l'integrazione che Badia Grande, ormai da 10 anni, compie nel territorio trapanese, vocato culturalmente all'accoglienza. Ciao a tutti da Giaca, è stata un'esperienza fenomenale, vorrei invitare un po' di amici per salutare tutti. Please come here, come here, come here, come here, come here. I want to say, ok, we want to, ok, salutare tutta la gente qua alla televisione. Io non ho parole, sono i saluti miei e di tutti i ragazzi. Ragazzi, siamo ben vicino. Ok, questa è la mia intervista. E nel prossimo servizio parliamo di fitness e benessere. Luca Piancastelli, l'ideatore del Walking Program, che è poi una disciplina molto in voga in Italia, è stato a Trapani dove ha tenuto una lezione di Functional Move. Il Walking Program consiste in una camminata a ritmo di musica accompagnata da una serie di esercizi che, oltre alle gambe, interessano anche altre parti del corpo. L'obiettivo è provare piacere camminando, con benefici sia per il fisico che per la mente. Una disciplina ideata da Luca Piancastelli, fondatore del Walking Program e della scuola di Functional Move, che è stato a Trapani per tenere due protocol training. Il Walking Program nasce nel 2005 come attività di camminata, quindi un'attività prevalentemente aerobica, di camminata su un tappeto meccanico, e mirata a un pubblico eterogeneo, quindi con la possibilità di essere applicata a chiunque, e all'obiettivo di migliorare la performance cardiovascolare e il tono muscolare. Il Functional Move è l'espressione dell'elemento funzionale che parte dal corpo libero per arrivare all'utilizzo di kettlebell, di piccoli attrezzi, quindi allenamenti in sospensione, tutto ciò che può essere utilizzato per migliorare la qualità della vita fondamentalmente. Quindi è l'espressione di allenamento funzionale. I vantaggi sicuramente sono legati al miglioramento della performance cardiovascolare, quindi miglioramento dell'attività cardiaca, alla perdita di peso e contemporaneamente all'aumento del tono muscolare, fondamentale per aumentare il consumo calorico e per migliorare le prestazioni quotidiane. Vediamo un po' che tempo farà nelle prossime ore, le previsioni meteo. Pomeriggio di oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature comprese fra gli 11 e i 14 gradi e i venti provenienti prima da ovest per poi girare a sud-ovest. Il mare sarà mosso. In serata i venti continueranno a soffiare da sud. Per domani mattina il cielo resterà poco nuvoloso con venti sempre da sud ma con maggiore intensità, soffiando oltre i 14 nodi di velocità e superando i 20 nodi del primo pomeriggio. Le temperature saranno comprese fra i 12 e i 18 gradi. Il mare sarà mosso, sempre con venti provenienti da sud. Vediamo adesso cosa andrà in onda questa sera nei nostri appuntamenti. Alle 20.30 a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket Scafati Pallacanestro Trapani. Invece alle 23 di replica subito dopo, alle 23.30 trasmetteremo lo speciale della serata di beneficenza che si è svolta lo scorso venerdì 17 novembre dall'Aeronautica dal titolo I Am for Life. L'evento, organizzato dal 37esimo Stormo, ha visto esibirsi nell'hangar militare fra gli altri cabarettisti siciliani Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo e Matranga e Minafò. E adesso una breve pausa pubblicitaria, ma poi rientriamo qui con il TG Sport. E adesso apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio per un servizio che non parla subito di Trapani, ma dopo un po', grazie alla visita di Giovanni Invernizzi, ex calciatore, oggi responsabile del settore giovanile della Sampdoria, che ha fatto tappa a Trapani all'Accademia dello Sport per il progetto Next Generation. Fabio Tartamello ovviamente l'ha intervistato e questo è quello che ne è venuto fuori.
Trapani è un posto che sta vivendo un momento di transizione, stiamo pagando pesantemente essere arrivati a un soffio dalla Serie A, la didascalia poi alla fine stringi è questa, no? Ti chiedo da uomo di calcio ma anche da uomo a tutto tondo, in questi casi che si fa? Guarda, non posso assolutamente dare consigli perché non conoscendo la realtà, in questi casi cosa si fa? Bisogna saper ripartire. Penso che il Trapani lo stia facendo molto molto bene dopo una delusione così cocente. È una squadra del Trapani, adesso se mi permetti, vedendola dall'esterno un po' come la Sampdoria di un tempo o la Sampdoria di adesso, che è abbastanza simpatica al calcio in generale. A me il Trapani è una società che è simpatica, una squadra che è simpatica, quindi posso veramente fare un grossissimo in bocca al lupo perché possa ritornare nella serie superiore, perché no, provare a riconquistare quello che ha perso in un attimo. E senti, provo a raccontarti qualcosa che lega storicamente Trapani e Genova. Anticamente i notai rogitavano solo in queste due città, Levanz è un'isola di Trapani, c'è Lepanto a Genova, Lerice ed Erice, uno dei cognomi più diffusi a Trapani e genovese, e potrei andare ancora avanti, no? È la testimonianza di un legame molto antico. Adesso c'è la Samp che lavora con l'Accademia, con questa scuola calcio. Qual è il rapporto che avete? Cosa vedi di diverso a Trapani rispetto a tutti gli altri posti d'Italia dove fai questo lavoro e dove vai a vedere questi ragazzi che crescono? E quanto ci tenete voi a questo progetto di Trapani? Allora, è nato quasi per scherzo 3 anni fa incontrando Ciccio Gambicchi a un torneo a Genova e parlando del più del meno abbiamo buttato lì di provare ad iniziare questo percorso insieme. Il nostro progetto Next Generation nasce 3 anni or sono in maniera molto dimessa, però voglia nel tempo di affermarsi sempre di più sul territorio nazionale e addirittura sul territorio estero. Qua trovi secondo me un ambiente innanzitutto molto organizzato, che non è facile trovarlo in realtà dilettantistiche, è fatto di persone appassionate, di persone per bene. Mi sembra di capire che oltre a provare a far giocare a calcio, a far divertire i bambini, abbiano anche dei messaggi diversi di vivere bene, di essere disponibili. Io penso che riuscire a dare questo ai bambini nel mondo di oggi, nella società di oggi, vuol dire già aver fatto quasi il massimo. Se poi si riuscirà a fare il massimo riuscendo a portare qualche bambino che esce da questa società alla Sampdoria, tanto di guadagnato, però è un centro nel quale crediamo e vogliamo sempre di più essere presenti. Parliamo adesso di Serie D e di calcio regionale. Il Paceco perde in casa con la Cireale 2-1 nel 14° turno di Serie D. Il Dattilo in eccellenza è primo col Marsala. Per il Paceco le sconfitte in campionato sono 10, a dirla così, e a guardare la penultima posizione la squadra di Di Gaetano sembra avere poche speranze di salvezza. Ed invece sono solo 2 i punti che separano il Rossargento dalla terzultima posizione che li allontanerebbe dalla retrocessione diretta. Ma ciò che fa me sperare sono le prestazioni che via via, nonostante le batoste, si sono fatte sempre più convincenti. È per questo che l'amarezza è tanta e non bastano i complimenti degli allenatori avversari a sollevare il morale. Una partita, quella di domenica, in casa contro la Cireale, che ha visto andare in gol l'ex Barraco con un rigore molto dubbio. Ci pensava poi Bulades a siglare il pareggio, ma neanche il tempo di festeggiare e Aloia sfruttava una piccola distrazione per punire la squadra di casa. La prossima partita poi è chiaramente difficile, contro quel Troina che è primo a 8 punti dalla Nocerina in seconda posizione, proprio quel Troina che la scorsa stagione festeggiò la promozione come il Paceco. Intanto in eccellenza il Dattilo, grazie alla vittoria in casa del Profavara, raggiunge la vetta 27 punti col Marsala, che si deve accontentare di un pareggio casalingo col Mussomeli. Il Mazara fa lo sgambetto a Licata battendolo in casa 1-0 e rosicchia punti importanti agguantando la quarta posizione. Pareggia invece l'Alba Alcamo e si ritrova in 7ª posizione. In promozione, guardando sempre le trapanesi, il Salemi è ancora secondo grazie al pareggio col Campobello, ma dista 6 lunghezze dal Partinico Audace. In 3ª posizione il Castellammare Calcio 94, battuto
3-1 dal Castel Termini. A 18 punti, quinto c'è il Cinque Torri, vittorioso per 1-0 col Gattopardo. A 16 invece il Città di Castellammare, seguito dal Campobello a 14. Al 99esimo posto per il Sole 24 Ore continuano a tenere banco le posizioni occupate da Trapani nelle classifiche sulla qualità della vita. E per l'approfondimento di oggi torniamo ad occuparci delle classifiche pubblicate in questi giorni da noti quotidiani, da testate nazionali, sulla qualità della vita nelle province italiane. Per Trapani Oggi Trapani era all'ultimo per Italia Oggi Trapani era all'ultimo posto, invece per il Sole 24 Ore al 99esimo. Ieri Italia Oggi, nella propria analisi sulla qualità della vita delle città italiane affidata all'Ateneo Romano della Sapienza, relegava Trapani all'ultimo posto della graduatoria con Bolzano come la più vivibile. Oggi il Sole 24 Ore pubblica la propria e per Trapani c'è un migliore risultato. Ottiene il 99esimo posto su 110. Come mai, ci chiediamo? Andando a spulciare fra i parametri che le due ricerche hanno utilizzato, ci rendiamo conto che cambia qualche cosa. Questi gli indicatori del prestigioso quotidiano economico, sono 42 divisi in 6 categorie: ricchezza e consumi, lavoro, ambiente, servizi, demografia, giustizia, sicurezza e cultura. In realtà differisce poco rispetto a quelli utilizzati dai ricercatori della Sapienza, così come cambia poco fra il 99esimo di oggi e il 110 di ieri. Ricordiamoci che oltre ai problemi su cui ci siamo soffermati ieri e focalizzati per lo più nella città capoluogo, ci sono quelli dell'intero territorio provinciale. Trasporti con servizi di pessima qualità, da quelli pubblici su gomma a quelli ferroviari, rete stradale dissestata a partire da quelle cittadine a quelle di collegamento, bassissimi valori sulla raccolta differenziata, per non parlare dei problemi di contenimento delle discariche. Servizi idrici e fognari che, salvo rare aree urbane, sono disastrosi, per non parlare di quanto i nostri comuni destinano alla cultura. Qualcuno potrà pensare che la nostra è un'analisi estremamente critica. In realtà ci siamo limitati a segnalare solamente alcuni aspetti che hanno sicuramente influito a collocarci agli ultimi posti nella classifica relativa alla qualità della vita fra le province italiane e all'ultimo posto fra quelle siciliane. Ma di cosa ci meravigliamo? Siamo con una ex provincia regionale gestita da un commissario, così come i comuni di Castelvetrano e Trapani, per non parlare dei maggiori enti, a partire dall'ASPO. Eppure, a leggere i commenti sui social, per i trapanesi sono solo esagerazioni dei giornali. Noi stiamo bene, abbiamo il sole, il mare, le città a misura d'uomo. Intanto aumenta la disoccupazione, i nostri figli abbandonano le loro città, facciamo finta che tutto va bene, cantava Ombretta Colli negli anni 70. Facciamo finta che tutto va bene.